Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questa preziosa sciarpa a coste realizzata con il telaio, quindi con la tecnica dell'unkitting e l'ho realizzata con questo filato color grigio e poi l'ho impreziosita con queste perle che sono andata a cucire dopo a lavorazione finita. Come potete vedere è una sciarpa molto ampia, che tiene sicuramente molto caldo ma è morbidissima. È anche super elastica, vedete, è flessuosissima e poi più che altro è morbidissima, è veramente morbidissima. Per realizzarla ho utilizzato due gomitoli di lana e poi volendo io sono andata anche a realizzare il berretto abbinato. E vedete, ci ho messo le stesse perle e per ricreare questo motivo ho lavorato il berretto ai ferri perché, come adesso vedrete, questa sciarpa la realizziamo con il telaio rettangolare, quindi il berretto sarebbe stato impossibile da fare e sul telaio circolare, quello rotondo, la stessa lavorazione non sarebbe venuta. Quindi ho poi realizzato la berretta ai ferri per suo coordinato e l'ho sempre impreziosita con le perline. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio subito al tutorial. Allora, quello che ci occorre per realizzare questa sciarpa è un telaio rettangolare. Io utilizzo questo qua con 68 chiodi. Vi faccio vedere, in particolar modo questa scatola, questa qui, che all'interno contiene la meraviglia delle meraviglie, ovvero un insieme di pezzi di diverse dimensioni che si possono montare tra di loro allo scopo di creare tutti i telai circolari e rettangolari di varie misure. Vedete che i pezzi, ad esempio, si incastrano in questo modo. Un esempio, e poi dopo si vanno ad inserire all'interno tutti i chiodini. E quindi con una scatola sola potete avere a disposizione qualsiasi misura di telaio, da uno così grande, ad esempio, a uno più grande ancora, ad esempio utilizzando questi pezzi qui che sono molto più lunghi, oppure anche piccoli, utilizzando questi angolari qua e questi. Ok, si possono anche dividere ancora a metà. E vedete, creare anche dei telaietti proprio piccoli. Quindi con questi pezzi si può veramente realizzare qualsiasi cosa e in una scatola sola avete a disposizione tutte le misure che vi sognate, diciamo, dei telai. Se no, altrimenti, se non volete questa scatola, potete trovare singolarmente i telai rettangolari, quelli ovali, quelli rotondi. E poi quelle più piccole, ad esempio per fare le calze, eccetera. Questa è una specie di chicca, perché volevo farvela vedere, la scatola dei tesori, dove con una sola cosa appunto avete tutti i telai che esistono, li potete montare voi a piacimento in base al progetto che volete realizzare. Quindi io in questo caso, vedete, ho montato questo telaio qui con due pezzi più gli angoli. In questo modo poi sono andate a inserirci tutti i chiodini, quindi questo è il telaio che andremo ad utilizzare. Poi ci serve l'uncino, e tra l'altro nella scatola, io adesso qua ne ho un altro, ma nella scatola mi è fornito anche un uncino, degli aghi di plastica, un uncinetto, e questo qui che non è un uncinetto tunisino ma è un particolare uncino che va bene per lavorare una specie di maglia come fosse tessuta a telaio, che magari nei prossimi tutorial vi farò vedere. E poi qua ci sono tutti i chiodini, quindi veramente questa è la scatola dei tesori, secondo me meritava di essere fatta vedere. Quindi questo è il telaio che andiamo ad utilizzare insieme a questa lana qua, lana stella di un calibro molto grosso, ne sono indicati ferri 7-8. Io ho scelto questo colore grigio, è una lana nuova e come sempre tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Quindi iniziamo subito facendo un cappio e andandoci ad inserire nel primo chiodino. Tiriamo per far aderire al nodo e poi facciamo passare la fila all'interno e sotto il telaio in modo che il peso del nostro telaio ce la blocchi. In questo modo. Dopodiché prendiamo il filo e andiamo ad avvolgerlo al chiodino corrispondente dall'altro lato e a quello a fianco. In questo modo. Dopodiché torniamo sul davanti e ci avvolgiamo
un chiodino e poi quello a fianco. Poi torniamo indietro e avvolgiamo un chiodino e quello a fianco. Torniamo nella fila davanti, un chiodino e quello a fianco. Andiamo indietro, torniamo avanti, andiamo nel lato dietro, vedete, in questo modo, e torniamo avanti e così via. Questa è la sequenza di punti che dovremmo realizzare ogni volta che andremo a gettare il filato. Arrivati a questo punto, giriamo il nostro telaio. E rifacciamo un nuovo giro. Sempre con lo stesso identico sistema di prima, ma facciamo un nuovo giro, quindi due chiodini da un lato e poi due chiodini dall'altro. Torniamo indietro, due chiodini dietro e due chiodini davanti e avvolgiamo il filo ancora una volta in questo modo, in modo da avere due volte il filo caricato su ogni chiodino. Quindi vedete, passo dietro su due chiodi, poi passo davanti su due chiodi, di nuovo dietro su due chiodi diversi, poi davanti su due chiodi diversi. Proseguo così per tutto questo secondo giro. Allora, una volta terminato il giro, vedete, queste sono le X che vi si devono creare davanti e dovete avere poi due asoline per ogni chiodino. Quindi quando vi trovate in questa situazione, che avete finito di caricare il filo due volte, diciamo, con l'uncino andiamo a prendere l'asola, la maglia, diciamo l'asolina che sta in basso, e la facciamo scavalcare e uscire dal chiodino. In questo modo. Ancora. E proseguiamo così per tutto questo giro, terminato il quale andremo a eseguire lo stesso procedimento dall'altro lato. Allora, una volta terminato il giro, quando siamo da entrambi i lati tornati con una sola asolina sul nostro telaio, abbiamo concluso il primo giro e siamo pronti ad iniziare il secondo. Se quindi i giri si compongono di due fasi, una dove gettiamo il filo e una dove andiamo con l'uncino a far scavalcare le nostre asoline, ok? Quindi tutte le volte che ci ritroviamo con una fila sola di asole sui chiodini è perché abbiamo concluso un giro. Quindi adesso siamo pronti per iniziare il secondo, dove di nuovo dobbiamo andare a avvolgere il filo esattamente come prima su tutti i chiodini, quindi a due, vedete, due da una parte e due dall'altra. Vado a gettare il filo. Procedo così per tutto il giro. Quindi una volta finito di caricare il filo, con l'uncino di nuovo mi inserisco nell'asola inferiore e la faccio scavalcare fuori dal chiodino.
Ok, di nuovo proseguo così per tutti i chiodini, prima tutto da un lato e poi tutto dall'altro. E devo ripetere questo procedimento prima di passare il filo e poi di far scavalcare le asole dei chiodini per tutta la lunghezza della mia sciarpa. Quindi i giri che andremo a ripetere da adesso in poi sono sempre gli stessi. Un giro, carichiamo il filo in questo modo, come abbiamo visto prima, due chiodini da una parte e due chiodini dall'altra, e poi completiamo il giro facendo appunto scavalcare le nostre asoline. In questo modo, quindi procediamo così, io procedo per un bel pezzo, poi vi faccio vedere come viene anche il punto. Procediamo la nostra lavorazione in questo modo, alternando queste due fasi. Allora, guardate, ho realizzato 1,20 m di lavorazione della mia sciarpa, questo è appunto il risultato finale, e adesso vi faccio vedere come andare a terminare il lavoro. Allora, per andare a chiudere il nostro lavoro dobbiamo andare a prendere una asolina del primo chiodino, la facciamo uscire e la andiamo ad inserire nel chiodino opposto. Dopodiché ci giriamo il lavoro in modo che sia girato dalla nostra parte, così prendiamo questa asolina, l'asolina che abbiamo più in alto, la facciamo scavalcare in modo da agganciare la seconda in questo modo. Tiriamo fuori la prima asolina, cade, e andiamo ad agganciarci dalla parte opposta. Ripetiamo il procedimento: aggancio l'asolina che sta più in alto, scavalco e prendo quella che sta sotto, esco fuori e vado a infilarmi di fronte. Di nuovo giriamo, aggancio l'asolina che sta sopra e la faccio spostare in modo da agganciare quella che sta di sotto, e poi vado ad agganciarmi al chiodino di fronte. Voilà! Procedo così per tutti i chiodini rimanenti. Quindi, una volta fatte passare tutte le nostre asoline, togliamo il filo del lavoro e tiriamo, ed ecco che il nostro lavoro si chiude così automaticamente. E questo è il risultato finale. Io sono veramente super soddisfatta, è una sciarpa morbidissima e con questa lavorazione è stupenda, veramente stupenda. Eccoci qua, guardate, abbiamo terminato anche questo progetto. Io ho deciso di impreziosirlo ulteriormente andando a cucirci sopra delle perline bianche di diametro 8 mm e le ho cucite in questo motivo sfasato, una per ogni costa, una un po' più in basso e una un po' più in alto. E vedete che l'ho messa dove c'è la costa, diciamo, piatta, non dove è in rilievo. Ho fissato tutte le perline da un lato e dall'altro, poi ognuno è libero di decorarla come la fantasia vi suggerisce, in qualsiasi modo, c'è chi fa i fiori, chi fa delle spille con cui poi le punta, ognuno è libero di decorarla in questo modo, nel modo che ritiene più opportuno. Io appunto per questa volta ho scelto questo. Spero che il progetto vi piaccia, e se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e l'amico Uncinettina. Un bacione, ciao!